Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi giovedì 3 aprile al touchscreen Marco Di Bello. Iniziamo subito con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, partendo come di consueto dalla copertina del Corriere della Sera. Corriere della Sera che oggi dedica il titolo di apertura alla visita di Berlusconi al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Berlusconi al Colle a sorpresa. Colloquio su riforme e agibilità politica, resta la freddezza tra i due. Intanto, tra meno di 7 giorni, ci sarà l'udienza sul futuro dell'ex Premier, che secondo quanto scrive nel suo commento Massimo Franco, ha compiuto questa mossa per arginare i contraccolpi della sua condanna definitiva per frode fiscale. Ancora politica, sulla copertina del quotidiano di via Solferino, con un'intervista ad Alfano, leader del nuovo centrodestra, che dice: uniamo i moderati per sfidare la sinistra. Al centro della prima pagina, scatti del Colosseo, il restauro fa rivivere le antiche tonalità del monumento giallo miele ambrato. I colori del Colosseo erano questi. Accanto, giudiziaria, secessionisti veneti, 24 arresti per terrorismo e protesta della Lega. Secondo i PM, gli arrestati erano pronti alla rivolta violenta. Un'armata sbilenca di nostalgici fuori dal tempo li definisce nel suo commento Dario Di Vico. A pie pagina si parla di staminali. Finisce a Brescia l'era di Stamina, i medici degli ospedali civili sospendono i trattamenti. L'ira di Vannoni. Infine, politica estera, nel nuovo esecutivo voluto da Hollande torna Ségolène, ancora ministro, per aiutare l'ex compagno. Questo era l'ultimo titolo del Corriere della Sera. Passiamo dunque al Mattino, che così come il quotidiano di via Solferino punta i fari in apertura di prima pagina sulla visita di Berlusconi a Napolitano. Berlusconi al Colle, riforme in bilico, faccia a faccia con Napolitano. Io fedele ai patti, ma se vengo indebolito tutto sarà più difficile, ha detto l'ex Premier, che ha chiesto l'incontro con il Presidente. Si è discusso al Quirinale anche dell'agibilità politica di Berlusconi alla vigilia del verdetto sugli arresti domiciliari per la condanna per frode fiscale. A proposito di Berlusconi, il Mattino riporta un altro titolo: Barbara la figlia candidata, nuovo giallo. Passiamo alle pensioni. In 7 milioni di pensionati italiani, 7 milioni di pensionati italiani prendono un vitalizio al di sotto dei 1.000 euro. Non solo, i poveri dell'Unione Europea pagano le tasse più alte di tutti. Con il Mattino andiamo al centro della prima pagina, foto della ruspa trasformata in carro armato nella disponibilità dei 24 arrestati in Veneto, tra i quali c'è anche un ex deputato leghista. La comica della secessione con la ruspa, il titolo del Mattino, secondo i PM. Gli arrestati si preparavano a una rivolta violenta.
Accanto si parla di Stadio San Paolo, la mossa del Napoli scatta la diffida al comune, società pronta alla messa in mora di Palazzo San Giacomo. Rinnovo della convenzione, il club alza il tiro, paghiamo ma dateci subito le fatture. Cambiamo argomento, guerra del latte, tremano i consorzi della mozzarella di bufala campana. E poi a piè pagina, affari e immigrati, a chi fa gola l'Africa, il continente nero al centro delle trattative tra Europa e Stati Uniti. Infine il Gauguin rubato è stato venduto a 20 euro, pensate un po'. Chiudiamo anche il mattino e passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Il PD si allea con i cosentiniani. Questa l'apertura dell'inserto del Corriere della Sera. Alla regione inciucio sul Corecom, al comune De Magistris mette in vendita le partecipate. Un'altra notizia. Poi Grillo a Napoli attacca i democratici, voglio un voto più di loro. Al centro della copertina del Corriere del Mezzogiorno si parla ancora di rimborsi gonfiati alla regione. Un consigliere si vendica, abbiamo dato cravatte ai giornalisti. Ma il reato resta suo, controbatte un cronista. Ridate la dignità alla squadra mobile. La procura di Benevento vuol processare il pentito che accusò Vittorio Pisani, ex capo della squadra mobile di Napoli, che oggi si sfoga sul Corriere del Mezzogiorno. Protesta shock a Salerno, operaio si stende nella bara davanti alla prefettura. Ecco qui. Vediamo anche la fotografia della protesta messa in scena da questo operaio nella città di Arechi. Oggi, domani 3-4 aprile, inizia la Coppa Davis e chiude via Caracciolo. Iniziano i quarti di finale tra Italia e Regno Unito. Benitez, Murray tra i più forti al mondo. Infine sul Cormez un titolo di cultura, Foscari racconta Villa Malcontenta e i formidabili anni di inizio Novecento, la presentazione del libro al Suor Ursula Benincasa. Dal Corriere del Mezzogiorno passiamo allo sport con la copertina della Gazzetta dello Sport che oggi dedica il titolo principale alla vittoria della Roma nel recupero contro il Parma all'Olimpico. Totti, gol, occhio Juve, c'è la Roma. I giallorossi si impongono 4-2 sui gialloblu di Donadoni e riducono il distacco dalla capolista Juventus che adesso scende a 8 punti. La banda Garcia ci crede, il capitano segna la rete numero 20 agli emiliani, completano il poker Gervinho, Pjanic e Taddei. Per il Parma sono invece andati in rete Acqua e Biabiani. Ancora calcio, Elkan punge l'Inter, spero perda ancora. Il numero uno della Fiat risponde con una battuta alla domanda di un bambino e aggiorna un infinito botta e risposta tra i bianconeri e i nerazzurri. Vediamo cosa succede proprio in casa dei nerazzurri. Guarini, Cardi, Cambiasso, l'esame vale per tutti, Toir tiene ogni giocatore sulla corda, non solo il tecnico Mazzarri e pare che per fare cassa partirebbe un big, sarebbe stato inserito in lista di sbarco. Parliamo ancora di calcio, Champions, Lavezzi e Pastore affondano Mourinho,
Ibrahimovic KO, vince il Paris Saint-Germain la gara contro il Chelsea al Parco dei Principi, ma i francesi perdono il loro bomber. L'ex napoletano Lavezzi fa centro dopo appena 3 minuti, l'ex del Palermo firma il 3-1 definitivo per il PSG che complica le cose al Chelsea, stiramento per Abramovic. Real Madrid, storico Ronaldo, steso il Borussia 3-0, CR7 a quota 14 gol come Altafini e Mesti. Caso Barcellona, il club blaugrana avrebbe acquistato in maniera irregolare alcuni calciatori minori di 18 anni ed è stato punito dalla FIFA. Non potrà fare mercato né vendere né cedere alcun giocatore fino al 2015. Coppa Davis, Super Fognini sfida Murray e show Italia-Gran Bretagna, come dicevamo, domani al via i quarti di finale nella meravigliosa arena realizzata sul lungomare partenopeo. Infine basket, Milano e Gentile spettacolo, travolto pure il Barcellona, Lea 7 vince 91-63 in Eurolega. Con la Gazzetta dello Sport chiudiamo la carrellata di prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, passiamo alle pagine interne, iniziando dal Mattino. Mattino che oggi dedica una pagina intera, un focus alle proteste degli allevatori di bufale contro il ministro. Scontro alla Camera, Martina diventa succube di Assolatte, produzione Campania a rischio. Questa la protesta degli allevatori campani. Il mio consiglio al consorzio, basta battaglie di retroguardia, parla Paolo Russo, ex presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Proprio noi dobbiamo essere primi nel rigore, continua Russo, la necessità del doppio sito nasce da richieste della filiera e dalle indagini sul territorio. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Comune, effetto tagli, c'è avanzo di bilancio, ora i beni sul mercato, lo ha annunciato il sindaco De Magistris, la cui giunta ha approvato il rendiconto del 2013, l'assessore Palma, deficit ridotto, i conti iniziano a migliorare. E poi il commento di Bassolino, che dice il dissesto non è un freno al dibattito con gli imprenditori, Napoli guarda troppo indietro, afferma l'ex governatore della regione Campania. Dicevamo, ora tocca la vendita dei beni immobili e delle partecipate del comune, tra i beni in vendita ci sono anche le stazioni dell'arte, la nuova holding ANM Metro Napoli vale 100 milioni di euro, al comune resterà il 60% della proprietà, il modello seguito dal comune è quello di Londra e Parigi dove la gestione è tutta privata. Ma c'è chi sulle dismissioni nutre forti dubbi, per esempio l'economista Abravanel che dice mani libere ai privati o si rischia il flop, un errore mettere sul mercato soltanto le quote di minoranza. In proposito parla anche l'ex assessore regionale ai trasporti Cascetta, il comune individui condizioni vantaggiose e assicuri garanzie. E poi Vaciago, le imprese non fanno beneficenza, le aziende devono essere sane per poter essere cedute. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno che titola così sul dissesto, il comune vende le partecipate per fare cassa sul mercato, il 40% di ANM ma anche GESAC
Cheng e Stoa. Bilancio tesoretto da 208 milioni di euro. E più giù il titolo sullo stadio, di cui parleremo anche più avanti. Il Napoli vuole pagare tutto e subito, i legali del club al comune entro 7 giorni, inviatici le fatture dei pagamenti. Dal comune passiamo alla regione, dove si parla di partecipate, ancora di partecipate. Partecipate mangia fondi ma passi avanti sulla sanità, questo è il giudizio della Corte dei Conti che boccia il bilancio dell'ente di Santa Lucia e denuncia ritardi sui fondi europei, scrive il Mattino, che nella pagina successiva si concentra ancora sull'attività della regione, in particolare del Consiglio. Maggioranza in pezzi, il Corecom va al Partito Democratico a Roma, media la Carfagna, in aula Perrelli presidente con i voti di Forza Campania. La candidata democratica passa con 27 preferenze, 11 assenti nel centrodestra. Forza Italia, Nuovo Centrodestra, UDC e Fratelli d'Italia, si è consumata un'ibrida alleanza da Forza Campania, atteggiamento qualunquista. A proposito dell'alleanza con il PD per il Corecom, una vicenda che trova spazio anche sul Corriere del Mezzogiorno, che titola così: inciucio PD Cosentiniani sulla presidenza Corecom. Regione, il centrodestra insorge sulla nomina di Perrelli, Democratici e Forza Campania, è stato premiato il merito. Ecco qui il titolo del Mattino sullo stadio, abbiamo visto già quello sul Corriere del Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli all'attacco, scatta la diffida al comune, pronti a pagare ma con la contestuale messa in mora. Sul tavolo solo i canoni, rimandata la questione delle spese. Il vero obiettivo in questa fase è stare lontano dalla Corte dei Conti. I retroscena raccontati nell'articolo del collega Francesco De Luca. La strategia reale della società sarebbe passare in una posizione di forza facendosi validare il credito, una questione molto tecnica. E dallo Stadio San Paolo all'Arena sul lungomare per parlare di Coppa Davis. Inizierà domani, weekend ad alto rischio in gorgo, scrive il Mattino. Così il comune invita i cittadini a lasciare l'auto a casa e rafforza i trasporti pubblici. Il divieto di transito vale anche in Viale Dorn. Ne abbiamo visto le foto dell'arena. Il Mattino riporta anche in un grafico quelli che saranno i divieti di transito che riguarderanno Viale Dorn, via Caracciolo nel tratto compreso tra il Viale Dorn appunto e Piazza Vittoria verso via Caracciolo. Sarà vietata la sosta in Viale Dorn e in tutta l'area da Piazza della Repubblica a Piazza della Vittoria. Di contro, come abbiamo già detto, saranno aumentate le corse dei mezzi pubblici. Gran galà sulle terrazze del circolo tra giovani promesse e vecchie glorie, è stata festeggiata così l'apertura della Coppa Davis, dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna, cui il Corriere del Mezzogiorno dedica due belle pagine. La prima volta di Murray, io nella città di Diego, e a Rafa, vieni ad allenarmi. Benitez, sarà una bella sfida, lui è tra i più forti, il tecnico del Napoli se ne intende anche di tennis. Oggi intanto il sorteggio, Fognini, Napoli ci porterà fortuna. Lea Pericoli e Pietrangeli, due vecchie glorie del tennis italiano, per il taglio del nastro. Nell'altra pagina del Corriere del Mezzogiorno,
tutto sul dispositivo anti-caos disposto dal Comune, messo a punto dal Comune, più bus e chiudono via Caracciolo e viale Dorn, parcheggi solo al Brin e davanti al San Paolo. Entrerà in vigore domani, sconti nei garage per chi ha il biglietto. E adesso veniamo alla cronaca nera. Ieri maxi retata contro i narcos, i trafficanti di sostanze stupefacenti, in 32 sono stati arrestati. Le forze dell'ordine hanno sgominato una holding del narcotraffico che faceva capo alle cosche di Giuliano e Villaricca, crocevia della terra dei morti carbonizzati. Una faida che sarebbe legata proprio al predominio dello spaccio di sostanze stupefacenti, del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dai verbali, dalle ordinanze di arresto emergono anche retroscena interessanti su quello che hanno scoperto i PM, i bambini in auto per depistare gli inquirenti, gli investigatori. Ogni viaggio con il kit di card, telepass e assicurazioni veniva pagato 5.000 euro. E nella stessa pagina Il Mattino ricava anche una sorta di vocabolario utilizzato dalle persone coinvolte in questa inchiesta. Poco olio e la pittura è diluita, i messaggi in codice dei trafficanti. Sono centinaia le intercettazioni effettuate dai carabinieri, dalle forze dell'ordine. I camion con la droga sono stati seguiti in autostrada. E ancora caccia, è un misterioso romeno, fa sapere poi Il Mattino. Mattino che nella pagina seguente si occupa del processo a Berlusconi. Il giudice dice no alle riprese delle TV, stop alle telecamere in aula. Molti testimoni sono politici, per il collegio sarebbe a rischio la genuinità delle deposizioni. Pisani calunniato dallo russo, il PM di Benevento chiede giudizio per l'ex boss lo russo che accusò il capo della squadra mobile di Napoli. E a questa vicenda il Corriere del Mezzogiorno dedica un'intera pagina nella cronaca di Napoli. Calunniò Pisani, processate quel pentito, il titolo dell'inserto del Corriere della Sera. La Procura di Benevento chiede il rinvio a giudizio di Salvatore Lo Russo, che accusò lo 007 di aver preso denaro da lui. Il poliziotto si sfoga così, un ulteriore passo per restituire dignità alla squadra mobile infangata dal pentito. Braccialetto elettronico per fermare lo stalker. Imprenditore perseguita l'ex moglie e finisce agli arresti. Decisivo il racconto dei testimoni. Usa dunque il pugno duro, in questo caso il tribunale. Il 45enne, si racconta, andava nel bar vicino al luogo di lavoro e sotto casa della vittima. E intanto, a proposito dello stalking, le denunce in procura sono aumentate del 20%, fa sapere Il Mattino. Droghe, nuove droghe. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno, che denuncia: le droghe lecite si spacciano sul web. Dopo il maxi sequestro di Amnesia, la droga che fa perdere la memoria, parte la battaglia alle smart drugs. Allarme delle ASL e degli psichiatri: sono devastanti, affermano, queste smart drugs. Sgominato import di coca e hashish da Spagna e Marocco. È la vasta operazione dei carabinieri che abbiamo visto approfonditamente con le pagine del Mattino. 32 ordinanze di custodia, decimati due clan di Giuliano Villaricca, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Vi leggo anche questo titolo, che poi ritroveremo
più avanti ha trovato una casa, il piccolo Carmine, neonato, il neonato, l'abbandonato nella circumvesuviana. Posillipo, panorama con rifiuti, con tanto di fotografie, addirittura un water lasciato vicino alle campane della raccolta differenziata, altri rifiuti ingombranti e i bidoncini della differenziata stracolmi, anche in quest'altra immagine della meravigliosa collina di Posillipo, da cui si può godere uno splendido panorama. Gabinetti e lavandini abbandonati vicino ai cassonetti, differenziata, le campane traboccano, la SIA, la solita inciviltà, servono attività e spese extra per togliere i rifiuti ingombranti. Il Corriere del Mezzogiorno parla di un'altra discarica, quella di via Brin, ma per il comune va tutto bene, denuncia il giornale. Il vice sindaco Sodano: la vostra campagna sta rovinando l'immagine della città. Forse però l'immagine della città è più rovinata, è rovinata di più da questi rifiuti. Guardate un po' in via Brin che ci sta, e non da ora, da tanto e tanto tempo. Addirittura una sorta di dormitorio proprio ai piedi del parcheggio di via Brin, una sorta di dormitorio pubblico a cielo aperto. Cambiamo pagina. CRIAI, cervelli in fuga dal centro di ricerca di Portici, che versa in crisi, niente sblocchi per la struttura di automazioni industriali. Ed ecco qui Carmine Francesco trova nuovi genitori, affidato a un avvocato della provincia di Napoli, il bimbo abbandonato su un treno della Circum 18 giorni fa. Dall'ospedale di Avellino portato via avvolto in uno scialle, consegnato al suo nuovo papà. E cambiamo argomento, passiamo allo sport, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Turbiglion di punte, il segreto del Napoli è un tesoro da 7 gol, da Zapata e Insigne, da Mertens a Callejon, il contributo dei subentranti dalla panchina esalta le strategie di Benitez, scrive la Gazzetta dello Sport. La riscossa, mai tanto tempo senza gol, Higuain cerca la rivincita a Parma domenica prossima. Il Napoli intanto si allena a Castelvolturno e lo fa in mimetica, rientro in vista per Zuniga, il colombiano sta intensificando sempre più gli allenamenti e dovrebbe essere convocato a Parma nel gruppo mesto, si rivede anche Maggio, forse tornerà con la Lazio che il Napoli affronterà dopo aver giocato contro il Parma. La FIFA blocca il mercato del Barcellona, Reina può restare, Mascherano ciao. Niente acquisti e cessioni fino a giugno 2015 per il Blaugrana, che annunciano appello, siamo tranquilli. Pepe, cresciuto nella cantera, era tentato dal ritorno della squadra alla Blaugrana, ritorno che probabilmente o quasi sicuramente salterà. E veniamo alla partita di ieri, Parma KO a Roma, il Napoli a 9 punti dal secondo posto, mentre Garcia riduce il distacco da Conte, una partita travolgente con 3 gol in 16 minuti, giallorossi ora sono a meno 8 dalla Juve. Ultima pagina di sport, quella del Corriere del Mezzogiorno, la Roma vince ma il Napoli vuole raggiungerla. Gli azzurri non mollano l'obiettivo e Papa Francesco benedice l'Ischia. Squadra ieri in campo a Castelvolturno con la maglia Extreme. E questa, amici telespettatori, era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, che torna domani come di consueto alle 7.30. Prima di lasciarvi alla trasmissione di Radio CRC Barba e Capelli, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.